Ciao a tutti! Nella recensione di questa settimana vi volevo parlare di un manga di Kou Fumizuki, edito dalla Planet Manga tra il 2005 e il 2006. Il titolo è Sempre più blu. Si tratta di un seinen in 18 volumi. Di solito quando io parlo di manga o faccio recensioni, solitamente vi parlo prima dell'edizione della casa editrice e del prezzo. Stavolta, siccome per questa edizione ho una leggera critica da fare, aspetto un attimo a farla. Vi parlo dopo. Prima di tutto parlo della storia. Qual è la storia di Sempre più blu? Il protagonista, Kaoru Hanabishi, questo ragazzo, lo vedete, spero, sì. È un semplicissimo studente universitario, vive la sua vita in un appartamento da solo, fa avanti e indietro dall'università tranquillamente, fino a che un giorno incontra una ragazza, Aoi Sakuraba, questa ragazza qui, che è anche la stessa della copertina, tra l'altro, che gli dice di essere la sua promessa sposa e essere stata allenata ogni giorno fin da quando era piccola per essere la sua sposa. Ovviamente lui si trova nelle più alte perché dice che cosa mi sta succedendo. Ho una ragazza che è disposta a fare tutto per me, quindi anche essere una brava moglie e servirlo in tutto e per tutto. Lui è sempre stato abbastanza sfigatino in un certo senso e quindi si ritrova a dover vivere la vita coniugale, diciamo così, con questa ragazza, ma le cose non saranno proprio così semplici perché vedremo i pro e i contro di questa vita e soprattutto un andirivieni di ragazze che da un momento all'altro si troveranno a vivere nella stessa casa di questi due ragazzi e avrà un harem tutto suo questo ragazzo praticamente. La storia è un seinen, quindi è rivolta a un pubblico di ragazzi, perché il protagonista è un ragazzo e perché ci sono molte, molte ragazze di vario tipo. E la storia comunque è anche molto matura, perché è sentimentale, cioè non è action, non è chissà cosa, sono proprio sentimenti dei personaggi, ma è rivolto a un pubblico maschile. Il fanservice, visto che è rivolto a un pubblico maschile, c'è, ma è normale. Direte che cacchio vuol dire un fanservice normale? Che il fanservice e le scene di nudo che ci sono di ragazze abbastanza normali, cioè non ci sono di quei seni infiniti come ci sono nei manga con fanservice esplicito come High School of the Dead o per esempio Ikitosen, queste cose. Sono ragazze normali. Come forme, diciamo, sono normalissime. La storia è divertente, oltre che essere profonda che fa scoprire, che fa entrare nei sentimenti dei vari personaggi, perché poi non solo verranno analizzati i sentimenti di Aoi, della protagonista femminile, e di Kaoru, di quello maschile, ma anche di tutti gli altri personaggi. È molto bello stare a vedere le relazioni che si intrecciano fra tutti questi personaggi, la stessa coppia protagonista e anche tra tutti gli altri presenti in questa storia. È una storia che fa riflettere, ma fa sorridere, è molto divertente. Forse perché le ragazze sono una più pazza dell'altra e Aoi, la protagonista, è veramente tenera, cioè è proprio dolce dolce, cioè, si vede che è proprio una ragazza pura, tranquilla, è proprio bellissima come ragazza. Le altre sono un pochino, alcune un po' spregiudicate, alcune sono un pochettino più tonte, eccetera, eccetera, ma sono una più carina dell'altra, diciamo così. E è bello stare a vedere come si sviluppa la storia e dove l'autore vuole andare o l'autrice, sinceramente non lo so, se lo sapete, ditemelo sotto perché Kou Fumizuki non so decifrare. Comunque è una storia che ci fa è interessante andare a vedere dove l'autore o l'autrice, dicevo, vuole andare a parare. Dove andrà a finire questa storia? Perché non tutte le cose saranno positive, ci saranno anche delle crisi, dei punti negativi, eccetera, eccetera.
molto interessante. Quindi la consiglio ai ragazzi che per cominciare anche a leggere una storia sentimentale, non solo d'azione, è davvero carina da leggere questa storia. Il problema, forse negativo, più grosso di questa storia è l'edizione della storia, del manga in sé è l'edizione. Allora, adesso io qua vi chiedo scusa, vi sto facendo vedere la copertina del numero 13 perché il numero 1 non ce l'ho qua. Questa sera la sto leggendo in prestito da una mia amica e quindi non ho il numero 1. Vi faccio vedere, vi metto l'immagine adesso della copertina del numero 1. Ecco, questo è il numero 1. In La Planet, maledetta. Allora, un attimo, io non sono quello che si impunta sull'estetica della collezione nella libreria, diciamo, quindi che devono essere tutti i numeri tutti uguali, possibilmente con la stessa copertina, giacostina, intendo il colore, lo stesso stile, eccetera, eccetera. Anche perché ho Helsing, che sono i primi sei della Dynamic, e gli altri quattro della J-Pop, e non ho intenzione di recuperare quelli della J-Pop dall'1 al 6. Non è che sto lì proprio a vedere l'estetica. Però questo manga è stato trattato veramente male. Perché i numeri dall'1 all'8 sono stati pubblicati in formato sottiletta, quindi due volumi per uno giapponese, al prezzo di 2 euro l'uno. Circa come i Cavalieri dello Zodiaco, Episode G e tutte queste serie. Le dimensioni comunque sono sempre queste, cioè l'altezza e la lunghezza sono quelle. Non si è solo rimpicciolito, ovviamente, comunque le dimensioni di altezza e lunghezza sono quelle. Quindi dal numero 1 al numero 8 hanno fatto questa cosa. È un formato sottiletta a 2 euro. Dal numero 9 al numero 15 hanno fatto un volume uguale a quello giapponese, quindi di queste dimensioni. Infatti siamo al numero 13 e infatti vedete che è alto, è quasi un tankobon giapponese, quasi, sì, equivale a un tankobon giapponese, diciamo così, al prezzo di 5 euro. Gli ultimi tre volumi, dal 16 al 18, hanno fatto questa roba, cioè hanno ingigantito il volume e sono. È vero, ve lo tolgo dalla copertina di plastica così lo vedete meglio. Cioè, sono tre mattoni, cioè sono tre cose così. Cioè, vedete voi, nel senso che mattoni che sono, e al prezzo di 10 euro l'uno. Io so che Aria l'hanno fatto anche così, cioè gli ultimi due volumi l'hanno fatto uscire in blocco in modo che finissero la storia. Ma Aria almeno ha stato un doppio cambio di edizione, cioè dal formato tankobon al formato doppio. Tre cambi di edizione in una serie. Cioè, ragazzi, a parte che è bruttissimo da vedere per chi, non è il mio caso, ma so che chi ci sta un po' all'estetica comincia col numero 1 sottiletta, dal numero 9 comincia a essere metà, dal numero 16, 17, 18, tre mattoni. Non sta benissimo, in realtà. E poi vabbè, cioè, è un manga che è stato trattato veramente male come edizione, secondo me. Poi, ovviamente, man mano i volumi cominciano a crescere di pagine, partono, cioè le pagine cominciano a staccarsi una dopo l'altra e abbiamo fogli che girano per tutta stanza. No. Ecco, cioè, non si può trattare male così un manga e non si può fare un'edizione così pietosa. Cioè, finché era l'edizione sottiletta, le pagine stavano anche bene insieme. Nell'edizione tankobon normale già un pochino si staccavano, quando sono arrivati a sta roba le pagine non stanno più insieme. Cioè, è scontato, se lo voglio leggere, anche aprendolo come li apro io così, comunque le pagine tendono a staccarsi. No, proprio no.
Peccato per l'edizione, perché la storia è molto bella e molto interessante. Quindi, se a qualche uomo, ma comunque la consiglio anche alle ragazze, perché è abbastanza interessante anche dal punto di vista femminile. Però ai ragazzi la consiglio, se volete cominciare a leggervi una storia d'amore, piuttosto che cominciare ragazzi un po' più grandicelli. Se volete cominciare a leggere una storia di questo tipo piuttosto che leggere shoujo fatti e finiti, prendete questa, Sempre più blu, che vi assicuro vi piacerà molto. Edita quindi dalla Planet Manga in un'edizione improponibile, i primi 8 volumi a 2 euro, dall'8 al 13 a 5 euro, no, dall'8 al 15, scusate, a 5 euro, e dal 16 al 18 a 10 euro l'uno. Da Abilo Light è tutto, scusate gli impaperamenti, ma questa edizione è terribile. E ci vediamo alla prossima. Ciao!